Amici sportivi, buonasera da Luca Ginetto, terzo appuntamento con i campionati mondiali di mountain bike orienteering. Oggi si è corsa la gara dedicata alla media distanza, una competizione davvero spettacolare, nuovo territorio, nuovo angolo della provincia di Vicenza, Pozzolo di Villaga. Con me per commentare questa competizione, come sempre, Gabriele Viale del comitato organizzatore di questo campionato e Pietro Ilarietti, responsabile dell'ufficio stampa della FISO, la Federazione Italiana Sport di Orientamento. E allora andiamo subito a seguire la competizione. Prima fase, come sempre, la consegna delle cartine agli atleti. Qui le gemelle bussola, elemento molto importante del comitato organizzatore. Gabriele Viale, due atlete tra i tanti che in questi giorni stanno collaborando all'organizzazione. Qui siamo nelle fasi preliminari di gara. Sì, Anna e Serena sono di Alonte, hanno iniziato a praticare l'orienteering da piccolissime all'inizio degli anni 90 ed ora sono qui a far parte del comitato organizzatore. Siamo alle partenze e subito si comincia naturalmente con le categorie juniores, poi via via si passa agli elite. C'è da dire che ancora una volta un successo, tanta la partecipazione, ricordiamo, a questo campionato del mondo. Qui siamo già con i primi azzurri, perché questa volta c'è la lista, per così dire, rossa, nel senso che i migliori poi partono nella seconda fase, Pietro. Esatto, c'è questo gruppo di merito in base a, che viene praticamente ottenuto in base a quelli che sono i risultati ottenuti nell'anno precedente e questo in corso. E siamo naturalmente con le varie fasi, perché sono tanti, tantissimi i punti, le cosiddette lanterne ben evidenziate dagli organizzatori, qui con il fortissimo austriaco Tobias, che sicuramente ha la possibilità, Breschel, uno dei grandi favoriti di giornata, ma l'Italia punta su di lei. La nostra splendida Laura Scaravonati si sta confrontando prima della partenza con Sacchetti, il commissario tecnico della squadra azzurra Elite. C'è davvero quest'oggi la possibilità per ripetere ancora un brillante risultato tecnico, anche se ha confessato Laura che adesso sta ammirando e sta controllando la cartina predisposta dal comitato organizzatore. Ha ammesso che la sua gara era la lunga, sulla distance ancora, o meglio sulla middle ancora non riesce a dare il meglio di sé. Sì, sicuramente lei ha raggiunto un altissimo livello fisico, quindi la lunga distanza con delle lunghe tratte le permette di sprigionare al meglio questa sua capacità acquisita con questi grandi allenamenti svolti in altura. Nella distanza media le tratte sono molto più corte e quindi ci sono dei frequenti cambi di ritmo che una ragazza come lei, abituata alle grandi fatiche, magari non è avvezza. E qui naturalmente ancora splendide immagini realizzate dalla squadra tecnica che realizza le immagini di questa competizione. Abbiamo visto partire Laura Scaravonati, ma qui naturalmente una delle regine in assoluto di questo mondiale, Rikke Korvig, l'atleta danese che ha vinto la gara sulla distanza. Ora si sta preparando per la partenza sulla distanza media, una gara media. Allora vogliamo per un attimo parlare di questa località, una località incantevole, Colli Iberici. L'abbiamo scoperto davvero grazie a questo campionato mondiale. Pozzolo di Villaga è una frazione del comune di Villaga, dove sono convenuti tutti questi atleti, e il paese è stata davvero una grande, grandissima festa con la partecipazione di tutti. La piana di Pozzolo si può dire che sia una perla dei Colli Iberici, sicuramente è tutta da scoprire, è un luogo incantato e c'è stato veramente grande entusiasmo, c'è stato grande entusiasmo a partire dal sindaco Eugenio Gonzato, il gruppo alpini di Pozzolo di Villaga, la chiesa parrocchiale stessa di Pozzolo, quindi tutto il paese si è stretto attorno a questo grande evento, straordinario e unico comunque, essendo un campionato del mondo. Ecco, scusa intanto Gabriele, abbiamo visto davvero un momento di grande confusione, c'è stato un momento in cui sono arrivate proprio tutte in quel punto preciso, in quella lanterna, e un po' di traffico. Abbiamo visto anche la grande atleta svizzera, una delle favorite, perché lei davvero poteva imporsi in quella che è stata la gara sulla lunga distanza, è scesa dal podio, Laura questo l'aveva sottolineato nei giorni scorsi, davvero quindi si sta giocando una medaglia, Laura, in questo momento.
Sì, si sta giocando una medaglia. Lei ha sempre detto che le sue avversarie sono la Schachner e quindi l'ha sempre ritenuta la numero uno, è un modello e all'altro giorno l'ha battuta, per lei è stata una grande soddisfazione. Vediamo se anche oggi riuscirà a ripetersi. Ecco, una delle avversarie però più temibili è proprio l'austriaca che abbiamo visto poco fa, Michaela Gigon, perché anche lei è una delle specialiste sulla media distanza. Ricordiamo che le donne devono percorrere 16 km e 400 metri, 390 metri di dislivello, gli uomini elite invece 19 km e 100 metri, 450 metri di dislivello. Via via vedete queste maglie, dove naturalmente si riesce a capire l'importanza di questo grande evento, perché avete visto Polonia, Giappone, Cina, Finlandia, Austria, qui vedete ancora siamo ormai nella fase conclusiva delle categorie, delle prime categorie che sono partite, poi vedremo via via la classifica, perché siamo di fronte a una gara a cronometro e quindi si completa la competizione e la gara per poi conoscere quello che è il tempo. Qui ancora Rikke Korving, l'atleta danese, l'abbiamo anche sentita nello speciale di ieri sottolineare naturalmente il grande momento di forma della squadra danese. Qui sta perdendo un po' di tempo nella consultazione della cartina, alle volte è bene anche ragionare un po' su dove si deve andare, Gabriele. Sì, è bene dedicare qualche secondo in più a scegliere la tratta che poi si renderà la più veloce, quindi questo a volte è bene, proprio è un metodo importante, non farsi prendere anche dal panico e partire subito senza sapere dove andare, è importante progettare bene la scelta di percorso. E qui un'altra atleta finlandese, si diceva che questo gran caldo, anche oggi si sono sfiorati i 40 gradi di temperatura, c'era il timore che i nordici potessero soffrire il gran caldo, invece ai fini della classifica vediamo che sicuramente si sono trovati a loro agio. Si sono trovati a loro agio, sono partiti fortissimo, gli intertempi dicono che sono nelle prime posizioni anche oggi. E dunque niente da fare, ma naturalmente ancora tutto è possibile per la squadra azzurra. Ancora le immagini che stanno seguendo Michaela Gigon, l'atleta austriaca. Davvero l'Austria potrà dire qualcosa oggi nella media distanza, sia con la Michaela Gigon. Intanto attenzione, perché siamo ancora gli atleti azzurri, Pietro. Qua è un passaggio di Piero Turra, un atleta che proprio questo atleta ad esempio soffre il caldo, perché viene dal Trentino, dice che si è allenato con una temperatura massima di 26 gradi, qua ne ha trovati anche 39, quindi sta sicuramente patendo. E intanto vediamo questi angoli davvero splendidi, natura incontaminata in queste colline attorno a Pozzolo di Villaga, dicevamo davvero questa disciplina dell'orienteering, dell'orientamento in generale. Intanto attenzione, perché siamo con l'arrivo di Laura Scaravonati e naturalmente c'è da capire quale sarà il suo tempo. Il suo tempo chiude in 1:03:32, in questo momento non ci sembra molto contento. È soddisfatta, Pietro, di questa sua prestazione? Ma ha chiuso con il primo intertempo, però bisogna aspettare l'arrivo delle più forti. Lei ha dietro di sé oltre più di 10 concorrenti, quindi dovremo aspettare una decina di minuti per capire com'è. E naturalmente tante le avversarie, perché appunto con la griglia rossa e le più forti a partire per ultime non si può ancora dire quale è la classifica. Qui vedete qualcuno che un atleta svizzero che rientra, cambia traiettoria e quindi ha visto che forse non era quella giusta e rientra dunque. Intanto ancora con questa splendida immagine, con questa soggettiva, Gabriele, abbiamo visto prima la discesa da parte della Korvig con questo panorama davvero mozzafiato. Sì, un paesaggio spettacolare. Anche la Vagliona, che è la valle adiacente alla piana di Pozzolo, conferisce appunto questo scenario paesaggistico spettacolare. Una competizione di altissimo livello, dicevamo, vedete il gran caldo mette a dura prova le atlete e gli atleti. Qui intanto stiamo alla partenza con Jaime Origi, ieri ci ha confessato, oggi, anzi nella middle distance, voglio puntare a una medaglia sul podio, noi ce la auguriamo naturalmente, vedete come con tanta concentrazione in questa fase, in questo momento sta guardando la cartina, eccolo partito e ci auguriamo naturalmente da questo che è in
in questa fase, in queste giornate, è l'atleta di punta tra gli elite, davvero possa regalare una soddisfazione al movimento della Mountain Bike Orientieri. Pietro. Sì, Gioia Maurigi è un atleta che viene dal nuoto, quindi l'esplosività non gli manca, è partito fortissimo, al terzo punto è già primo. E dunque davvero un buon intertempo per lui, incredibile, davvero ce la sta mettendo davvero tutta per riuscire a ben figurare, per cancellare quel sesto posto nella lunga distanza. Era convintissimo potesse essere una medaglia, qui viene addirittura sfiorato l'operatore, e intanto c'è anche la caduta dell'atleta finlandese Ingrid Stengard, che cade ma chiude comunque in un'ora e 11 il momento conclusivo, quando appunto c'è la chiusura con l'ultima lanterna, l'ultima punzionatura. Vedete, davvero stremata da questa gara, da questa fatica. Intanto ancora siamo con la categoria maschile, qui con uno degli atleti della nazionale russa, ora un giapponese. Vedete, durante la fase di gara non c'è un gran livello tecnico ancora dai giapponesi, sicuramente sì dai russi, che sono arrivati addirittura con 39 atleti a questo mondiale. Gabriele. La Russia è decisamente una nazione molto ben strutturata nella mountain bike orientieri, quindi puntano decisamente a fare il risultato. Giappone è un paese emergente, in crescita, comunque agli inizi per quanto riguarda la mountain bike orientieri, lo vediamo anche nel ciclismo e comunque nella mountain bike classica, che non hanno poi alla fine grandi atleti di vertice. E da dire che ecco la chiusura di gara, perché lei, Michaela Gigon, che chiude la gara, davvero superlativa la sua prestazione oggi, Pietro. Una prova superlativa, ha dato molti molti minuti a tutte le avversarie, aveva ragione Laura Scarbonati quando l'ha indicata tra le favorite. Diciamo che la nostra italiana forse inconsciamente diciamo così ha patito l'appagamento da medaglia, era un rischio che, a cui andava incontro, forse era talmente tanta la voglia di arrivare a questo risultato che una volta ottenuto si è un po' seduta. Adesso comunque speriamo che ritrovi la grinta per le prossime prove, insomma. Ecco, tra poco l'abbiamo lasciata naturalmente per un attimo fare ragionare su quella che è stata la sua gara. Adesso tra poco andremo a sentirla, qui vedete è un gesto di stizza da parte di uno degli atleti della nazionale dell'Ungheria, non è convinto di quella che è stata la sua prestazione, non solo la fatica ma anche questo gesto davvero di stizza. Ancora atleti azzurri. Questo è Mario Ruggero, anche lui stava viaggiando su buoni tempi, anche lui lo aspettiamo al traguardo. Atleti russi in gara, dicevamo che la nazionale russa presenta un grande lotto di atleti al femminile, anche perché a livello juniores, pensate, si è riproposto lo stesso podio della Marostica Bassano sulla lunga distanza, vale a dire la vittoria di Svetlana Poverina, tempo 48 e 46 per i 12 km e 50 metri con 280 di dislivello, al secondo posto la compagna di squadra Tatiana Repina 48 e 57 e al terzo la rappresentante della Repubblica Ceca è Marie Brezinova. Intanto Jaime, attenzione, cosa è successo, Pietro? No, qui ha semplicemente funzionato, sta andando ancora bene, speriamo che mantenga questo livello. E ce lo auguriamo davvero. Intanto parte il grandissimo favorito, il vincitore del titolo mondiale sulla lunga distanza, Samu Lisarella, l'atleta della Finlandia, chiamato sicuramente tra i grandi protagonisti di questa edizione. Poi Anton Folivarov, l'atleta russo, che è rimasto escluso invece dalla lunga distanza a causa di un problema meccanico durante la qualificazione sul Bregonzo. Gabriele. Si è rotto la forcella posteriore, per cui non ha completato tutto il percorso, non ha funzionato tutti i punti di controllo, le famose lanterne, e quindi il gioco forza è stato costretto ad essere escluso dalla finale lunga distanza, con dispiacere. Comunque insomma qui ha la possibilità di rifarsi. E intanto abbiamo visto concludere quella che è stata la medaglia d'argento nella categoria juniores nella lunga distanza, Riccardo Rossetto, l'atleta di Schio, anche per lui oggi una giornata non fortunata, ha sbagliato parecchio. Una giornata non fortunata, soprattutto forse degli errori di inesperienza.
lui ha sbagliato al quinto punto, si è innervosito tantissimo e, come diceva giustamente prima Gabriele, l'importante è non innervosirsi, non perdere la bussola. Ecco, non perdere la bussola in tutti i sensi, quello che forse, e lo sentiremo dopo, glielo chiederemo a Laura Scaravonati, è successo anche a lei, un po' più riflessione sulla cartina e un po' meno grinta nel voler ripartire subito in bici. Sì, probabilmente sì, potrebbe anche essere che le aspettative che erano tutte su di lei, magari la paura di sbagliare l'ha portata ad essere un pochino più lenta in certe situazioni, in certe scelte decisive. Lasciamo per un attimo la cronaca della gara, ma naturalmente teniamo d'occhio quelli che saranno via via gli arrivi, perché qui intanto guardate, qui c'è tutto rotto, nel senso che ormai il copertone se la ride anche questo atleta sempre della nazionale portoghese, se non sbaglio, che davvero ormai non ha più nulla nella rotta posteriore, guardate, davvero cerchione solo. Vediamo questi splendidi paesaggi, abbiamo visto anche quelli che sono gli olivi, perché qui c'è davvero anche un'importante attività che è quella della coltivazione delle olive, un ottimo olio. Sì, l'olio di Colliberici è uno degli oli che ha delle qualità notevoli, di eccellenza sicuramente, e quindi un po' tutta quest'area, appunto grazie a questi territori ancora incontaminati, così belli, così ricchi anche di sapori, permette comunque di sviluppare un'enogastronomia di eccellenza, e lo confermano i vari consorzi della soppressa vicentina, del prosciutto vento, che sono di contorno durante queste manifestazioni proprio per offrire agli atleti stranieri le eccellenze del nostro territorio. Abbiamo visto anche le viti, perché anche c'è il vino dei Colliberici, ma torniamo allora alla gara, perché abbiamo visto anche questa splendida decisione, nel senso che da un unico punto di visione c'era anche l'intermedio e quindi il pubblico ha potuto davvero seguire anche il passaggio, quella che era la fase intermedia di gara, per poi vedere naturalmente anche l'arrivo, stando in un'unica posizione in questa splendida frazione di Pozzolo di Villaga, dove sottolineava Gabriele, il parroco ha addirittura realizzato una cartolina celebrativa di questo evento. Ma torniamo con la cronaca della gara, perché qui siamo verso la conclusione anche della categoria Elite. Qual è la situazione, Pietro? Ma in questo momento stiamo seguendo il nostro azzurro, stiamo aspettando che arrivi. Gli intertempi lo davano in leggera flessione, però speriamo che possa ancora entrare nelle zone nobili della classifica, insomma. Ecco, c'è sicuramente ancora il finlandese Sarela che sta dominando questa gara, è incredibile davvero, con una superiorità netta rispetto agli avversari. Intanto abbiamo anche la classifica della categoria femminile con l'austriaca Michaela Gigon 58.02 che si va ad imporre davanti alla polacca Hanna Kaminska 58.17, poi terza Rieke Kording, dunque un'altra medaglia per l'atleta danese dopo l'oro di Bassano con questo bronzo conquistato. Intanto attenzione, perché siamo con il nostro Jaime Origi, vedete, sta spingendo, viene anche incitato, è passato all'intermedio velocissimo, qui ora una fase di discesa prima di riprendere poi la salita e tornare nelle colline, dove si riprenderanno le salite e discese in questi terreni. C'è da sottolineare anche il grande impegno di tutti di preparare al meglio anche questi terreni, un po' tutti in questi giorni hanno preso dei cespigliatori per cercare davvero di preparare al meglio questi campi in occasione della gara, Gabriele. Sì, tutta la cittadinanza e l'amministrazione di Pozzolo di Villaga e del comune di Villaga ha voluto veramente presentarsi in maniera eccellente, quindi in questi giorni hanno pulito alla grande tutti i sentieri, l'erba è stata sfalciata, quindi è stato anche un bel vedere un presentarsi in maniera elegante e ordinata a così tante nazioni straniere. Intanto abbiamo visto questo momento di gara di Jaime Origi, Pietro. Beh, fisicamente sta andando bene, pedalava con una pedalata veramente da passista, una pedalata potente e nello stesso momento agile. Il percorso, come spiegato dal tracciatore che è Andrea Cipriani, prevede parecchi saliscendi, quindi che si addicono a quegli atleti che hanno anche un'ottima condizione fisica, non solo prettamente orientistica. E qui abbiamo visto ancora dei panorami mozzafiato, perché da qui si domina anche tutta la piana vicentina, ancora atleti, qui siamo con un
Rappresentante della nazionale danese, sottolineavamo come davvero anche gli atleti danesi stiano attraversando un grande momento di forma fisica. Allora però andiamo anche a vedere qual è stata la classifica della categoria juniores con la doppietta dei rappresentanti della Repubblica Ceca, con Christoph Bogar davanti a Wojtech Ludwig e terzo posto per il finlandese Kare Kastrinen, e niente da fare purtroppo per Riccardo Rossetto, che contava in un bis, è arrivato quarantesimo, ma c'è da sottolineare una buonissima prestazione per il bolognese Marco Guizzardi, 1:01 il suo tempo, sesto dunque, mentre Marco Bonazzi ha chiuso al quindicesimo e Lucas Stampfer, l'atleta altoatesino, al ventunesimo. Buona la prestazione di Guizzardi, Pietro, che lascia ben sperare per quella che sarà la staffetta di domani. Sì, è un giovane interessante, la squadra junior è composta da molti giovani interessanti, anche lo stesso Bonazzi, Stampfer stanno andando fortissimo. Una curiosità che possiamo dire, Guizzardi ha una sorella che è stata medaglia di bronzo ai campionati universitari di corso orientamento e venendo da una famiglia di sportivi aveva il nonno che ha partecipato al Giro d'Italia ed era stato un grande velocista ai tempi di Fausto Coppi. Adesso vi raccontiamo, intanto attenzione perché c'è questo arrivo, un altro azzurro che sta per completare quella che è la competizione, addirittura la foga porta all'abbattimento della lanterna, chiude anche qui un piccolo gesto di stizza, non proprio soddisfatto Pietro. Non proprio soddisfatto, anche lui si aspettava qualcosina di più, però Mario Ruggero è un atleta di esperienza, sicuramente sarà un ottimo elemento per la staffetta. Allora in velocità vi raccontiamo poi un grande aneddoto della prima gara di Riccardo Rossetto, perché ha perso il titolo mondiale, ha conquistato la medaglia d'argento sicuramente straordinaria, ma ha perso la medaglia d'oro per 2:04. Ebbene, nelle fasi finali, negli ultimi 5 chilometri, era rimasto senza acqua, si è fermato in un'abitazione da una signora anziana, ha suonato il campanello, ha chiesto l'acqua, la signora gli ha aperto la canna dell'acqua che annaffia il giardino, tempo che è scorsa tutta l'acqua che era ormai caldissima e arrivasse quella fredda, ha bevuto, ma saranno passati almeno 3 minuti. Questo è stato sicuramente l'episodio che ha contrassegnato e ha giocato la medaglia d'oro di quella che poteva essere di Riccardo Rossetto. Jaime Origi intanto ha chiuso, anche qui non mi pare contentissimo. Allora, Jaime Origi è partito benissimo, ha raggiunto numerosi avversari che erano partiti prima di lui, ha commesso l'errore di mettersi, diciamo così, in treno, cioè ha gareggiato in compagnia di altri atleti, ha perso la concentrazione, quella perdita di concentrazione che poi gli è costata alcune scelte importanti. Forse in questo caso, come si dice, chi fa da sé fa per tre, se fosse andato avanti in solitaria, però i mondiali non si vincono con i sei e con i ma. E qui davvero vediamo atleti stremati ormai in queste ultime salite prima della discesa, non scende dalla bicicletta, guardate la sua pedalata, è incredibile, desiste anche lui, ecco, anche lui desiste, parliamo di Samuli Sarela, l'altro atleta finlandese che ha già conquistato l'oro nella gara sulla distanza lunga, ora tenta di bissare con la gara sui 19 km e 100 metri, davvero salite durissime, ma un percorso un po' più facile non potevate prepararglielo, Gabriele? Ma qui veramente emerge la zona più tecnica che ci sia per questo tipo di disciplina, per la media distanza, sali scendi continui cambi di ritmo, di velocità, che costringe l'atleta comunque anche a leggere costantemente la mappa, quindi è costantemente mentalmente impegnato con la concentrazione e l'analisi della scelta di percorso, e quindi Pozzolo di Villaga si presenta al grande pubblico sportivo degli Orientini come una delle aree più tecniche in assoluto, potrei dire a livello europeo, per la mountain bike Orientini. Ancora un altro rappresentante della Russia a completare, qui si passa alla Svizzera, davvero vediamo come a un certo punto prima la punzonatura e poi si guarda la cartina. Pietro, spesso capita che qualcuno o per il rifornimento o per guardare subito la direzione ci si dimentichi proprio l'elemento fondamentale che è il fatto di segnare, di punzonare al momento dell'arrivo alla lanterna. Certo, diciamo che come in tutti gli sport ci sono dei tecnicismi che vanno appresi e che vanno imparati e poi però messi in atto. È importante arrivare sulla lanterna, entrare nel modo giusto sulla lanterna, punzonare più velocemente possibile e appena punzonato guardare la carta e orientare la carta, perché la carta
sul leggio scorre, può essere direzionata a seconda di quello che è il nord, quindi qui ritorna competentemente l'uso della bussola. Siamo nelle fasi finali tra un atleta della Repubblica Ceca e l'atleta austriaco, attenzione perché si tratta proprio di Tobias Breischadel, l'atleta della nazionale austriaca, e il suo tempo è di 59,37, un buon tempo sicuramente. L'atleta invece della Repubblica Ceca era Jiří Hradil, questo il suo cognome. Intanto ancora concorrenti sul tracciato di gara davvero spettacolare, suggestive, il sole regala davvero queste splendide immagini, ma anche la qualità con la quale vengono realizzate durante questa gara, vengono seguiti passo dopo passo i concorrenti. Siamo, attenzione, alla fase finale, ecco infatti arriva Samuli Saarela, l'atleta della Finlandia, preferisce addirittura non salire in bicicletta, ultimo tratto di corsa a piedi per chiudere poi con il tempo di 55,56, davvero un scherzo. È già sfinito davvero. Sì, è sfinito, che dire, è stata anche per lui una grandissima prova, però questo è veramente un grosso campione. Dobbiamo dire che i popoli del nord sono abituati a grandi sforzi e sono atleti che fanno sport durante tutto l'anno, perché probabilmente questo atleta durante l'inverno farà lo sci orientamento e d'estate si reinventa campione con la mountain bike. E intanto vediamo che l'applauso significa che ormai la classifica è segnata, ma attenzione perché ci sono ancora posizioni da definire, come la medaglia d'argento, mentre 59,37 sembra un buon tempo per l'atleta austriaco, potrebbe quindi arrivare la seconda medaglia per la nazionale austriaca. Attenzione perché con Ruslan Grizan, l'atleta della Russia, che chiude in questo momento, stiamo per definire a questo punto la classifica dunque della categoria degli elite maschili, con la vittoria di Samuli Saarela, il secondo posto del russo Ruslan Grizan, poi il terzo di Tobias Breischadel, a questo punto quarto il russo Anton Folivorov, e il nostro Jaime Origi purtroppo scende al tredicesimo posto, ventunesimo Mario Ruggero, quarantacinquesimo Michele Mogno, e poi via via gli altri rappresentanti della squadra azzurra. Tra poco andremo a sentire i protagonisti, sentiremo naturalmente la vincitrice della gara femminile Micaela Gigon, poi Saarela e quindi i nostri atleti azzurri. Interviste? Non me l'aspettavo così difficile, però sono molto contenta del risultato che ho ottenuto, considerando la tecnicità di tutto il tracciato. Siamo con la classifica, la vittoria di Michaela Gigon su Anna Kaminska e Rikke Korfin, la classifica del femminile. Ora l'intervista a il vincitore della gara maschile, Samuli Saarela. È stata una grandissima sorpresa per me, già dopo il primo oro nella lunga distanza non ci credevo quando ho visto il risultato e mi sono portato a casa un secondo oro nella media. Classifica maschile, Saarela dunque con Ruslan Grizan, poi Tobias Breischadel dell'Austria, e passiamo alle interviste agli atleti azzurri. Qualcosina in più potevo farla, la gara è andata tutto sommato abbastanza bene, anche se lungo tutto l'arco della gara ho fatto una serie di molti piccoli errori, però insomma alla fine penso di aver perso anche abbastanza terreno rispetto ai primi, però tutto sommato una prestazione più che buona. Ci ha provato e il rischio era quello di non avere la giusta tensione dopo la medaglia, è normale che un po' la motivazione cali perché un po' sei appagato. Ci ho lavorato ieri e stamattina e credo di essere partita con la giusta carica. Non ho mai trovato il giusto feeling con la cartina, era una cartina diversa, un terreno con molti più sentieri, molta più lettura fine e quindi un ritmo di pedalata inferiore. Dunque ancora una grande giornata di sport, abbiamo vissuto l'emozione di questa competizione, ancora davvero grande spettacolo. Chiusa la competizione di Pozzolo di Villaga con la media distanza, domani giocano le squadre, vale a dire ci saranno le staffette e si andrà ad Alonte, altra splendida zona della provincia di Vicenza. Ringrazio dunque per aver commentato con me questa sintesi Pietro Ilarietti dell'ufficio stampa della Federazione Italiana Sport Orientamento e Gabriele Viale del comitato organizzatore del Mondiale. Ci rivediamo domani sera.